Ciao belli, Lotus ha lanciato un nuovo SUV, Ferrari ha lanciato un nuovo SUV, Maserati ha lanciato un nuovo SUV, Ford non trova più il suo SUV perché pare che sia scappato nel listino prezzi di Maserati, Lamborghini ha lanciato un SUV, per non parlare di Porsche che lancia un SUV ogni volta che tira vento di grecale. Singolare come certi marchi iconici di auto sportive, sportive davvero intendo, sportive da pista, si siano messi a produrre delle auto che al massimo sono buone per andare nel parco intorno alla pista. Ma cosa sta succedendo? Ora ne parliamo. Voi tanto la prassi la sapete, no? Mettetevi comodi, controllate di esservi iscritti al canale e sigla. Inutile che mi nasconda dietro un dito, no? Insomma, già il nome del canale la dice lunga su quali sono le mie auto preferite. C'è poco da fare, le auto classiche sono la mia passione e quindi penso sia fisiologico che ogni volta che un brand con un grande heritage lancia qualcosa di nuovo sul mercato mi si attiva il radar ed è esattamente quello che mi è successo con il nuovo SUV della Lotus. Lotus, come sapete, era una piccola azienda di auto sportive fondata in Inghilterra da Colin Chapman, che era un visionario, un inventore, un passionario. Ecco, passionario, questa parola è importante, tenetela a mente perché poi ci torniamo. Vi dicevo, il signor Chapman è stato un visionario, uno che seguiva le sue passioni, era uno che aveva idee rivoluzionarie a tutto tondo. Pensate che non era soltanto forte dal punto di vista automobilistico, fu ad esempio uno dei primi a rendersi conto che le auto di Formula 1 potevano essere sostanzialmente dei cartelloni pubblicitari ambulanti, e infatti pensate al team John Player Special. È stato il pioniere di quello che noi oggi definiamo l'effetto suolo. Insomma, voglio dire, ve lo immaginate voi uno che negli anni 60 introduce nell'automobilismo dei concetti di fluidodinamica. Insomma, un rivoluzionario, uno che la sapeva lunga. Questo ragazzotto sapeva talmente tanto il fatto suo che ancora oggi alcune delle sue idee sono una realtà nella Formula 1. Poi penso a Ferrari, ma che dire del Drake? Ma forse non basterebbero 100 video per parlare di lui, però sicuramente c'è un filo rosso che collega sia Colin Chapman che Enzo Ferrari, e questo è sicuramente la passione per i motori. Per quello che riguarda i fratelli Maserati, beh, stesso giochino. Dopo la collaborazione con l'Adiato, ecco che nasce, per passione, la Maserati Automobili. Poi chiaramente la storia si evolve ed ecco che la Lotus diventa di proprietà di una holding cinese, Ferrari di Exor, Maserati di Stellantis e così via. Ora voi vi direte tutto bello, ma questo cosa c'entra con i SUV? Ora ci arriviamo. Avete presente quella ritualità di gesti che sono quasi un rituale religioso quando mettete in moto la vostra auto classica? Come salite in macchina venite subito colpiti da un profumo particolare che è un misto di olio, benzina e pelle in alcuni casi. Inserite la chiave, quella vera, quella di ferro e non un transponder di plastica che tenete in tasca, dentro il nottolino dell'accensione. Il cilindretto della chiave muove i pistoncini della serratura e il primo quarto di giro fa partire la pompa della benzina. Finite di girare la chiave o premete il pulsante di start a seconda del tipo di macchina che avete e bam! Ecco che la macchina prende vita. Forse. Questo brivido alimenta una cosa che è la parola chiave che vi dicevo prima, la passione. Passione per il motorismo, nel bene e nel male, con tutto quello che ne comporta. Spesso certe macchine nemmeno partono al primo colpo, hanno problemi, risentono delle condizioni del tempo, sono umorali sostanzialmente. E di certo, in ogni caso, appena accese, non è che sono pronte per muoversi come le auto di oggi, devono entrare in temperatura, ci vuole un pochino prima che possano fare i primi passi. Tutte caratteristiche che, se volete, per certi aspetti sono simili alle caratteristiche umane. Ecco perché ci se ne innamora. Ma veniamo alle auto moderne. Escludendo che quelle moderne moderne probabilmente le avrete messe in moto da remoto con un'app dal telefonino. Nulla contro il progresso, per carità, ci mancherebbe altro, è un'ottima cosa e va sempre bene. Ma una domanda me la faccio. In queste auto dov'è la passione? Sono fatte come una volta per essere il meglio del loro potenziale o sono semplicemente fatte per essere il meglio della loro fetta di mercato? E ovviamente senza fare concorrenza ad altri modelli interni. Ed ecco quindi che delle grandi case automobilistiche con un nobile heritage sportivo come Lotus, Ferrari, Maserati, Lamborghini, quelle che volete voi, finiscono per fare delle macchine che sono nate da delle specifiche esigenze di mercato evidenziate da degli uffici marketing. Auto che vanno a riempire un market gap, nate dopo una market analysis e insomma tutte quelle altre belle cose con dei nomi altisonanti con il prefisso marketing che tanto vanno di moda adesso ma che sono lontane anni luce dalle notti passate in officina, in carrozzeria e al tavolo da disegno, come si faceva una volta. Le grandi case hanno costi di gestione e di produzione che sono a dir poco sibaritici e quindi tutto deve essere massimizzato e ottimizzato. Il mercato sembra gradire i SUV ed ecco quindi che i grandi marchi ne producono di freschi tutte le mattine, come le brioche.
Ma una volta quello più figo non era quello che innovava. Sono quindi auto pessime? Ma no, assolutamente no. Sono certo che sono auto ottime, che vanno veloci come il pensiero, più affidabili di Lessi. Sono sicuramente il meglio di quello che possono essere per il market gap nel quale sono state pensate. La parte emozionale però credo che manchi a tutte quante e per di più in maniera proporzionale al prestigio del blasone che portano sul cofano. Tutte infarcite, come le brioche che vi dicevo prima, di infotainment, di active exhaust e di tutta un'altra serie di amenità che sono lì per far contenti un po' tutti quanti e poi alla fine finiscono per non fare contenti nessuno. Ma voi che ne dite? Come al solito fatemi sapere la vostra nei commenti qui sotto, like e condivisioni sono sempre graditi e soprattutto non vi dimenticate che chi non si iscrive al canale è un sacripante.